Bene, allora terzo tempo, una partita quasi a senso unico, nonostante il gioco. Avete giocato bene tutti e due? Sì. Meglio in campo? Tutti? L'arbitro? No, bene, ok, me la tengo in mente. Lorenzo, una partita giocata di giorno, un orario insolito? Sì, è più divertente. Piacevole? Allora, che partita è stata? Non hai potuto fare insomma grandi cose, però comunque hai saputo anche fare il riparto in avanti. Barghi? No, bella partita, grande K. È il portiere, cioè ha salvato, poteva essere anche il gol della bandiera. Chi è che lo aveva sbagliato? Chi era? Io. Nessuno? Ah, te, allora eccoci qui, colpevole subito. Ha sbagliato il gol della bandiera, poteva essere. O l'ho sbagliato, l'ha parato lui, dai, poi bisogna dirlo. Allora, te davanti hai giocato benissimo oggi. Poi ti hanno chiamato in difesa, non si sa perché. Allora, sei stato un portierone, hai salvato un sacco di gol. È vero, eh? È vero o no, Dario? Ha salvato un sacco di gol. Poi perché sei voluto andare in avanti per fare il gol? No, perché di tanto il ganzo anche cambiato. Cioè, hai provato a farlo anche da lontano, di la verità. Sì. L'abbiamo visto. Ha fatto un partitone, complimenti. Grazie mille. Forse più giovane in campo, ha fatto la miglior partita, insomma. Sì, dai, ho giocato bene, ma allora sono più forti. Se la sono meritata, dai. Bene, allora qui abbiamo un signorino. Ora, dire new entry non è vero, perché diciamo, però è tanto che non hai partecipato alle partite. Infatti, ora hai capito perché non si chiama. Hai capito perché? Perché sbaglia gol, lo so, da un metro alla porta. No, va bene, ci ha provato, dai, è stato bravo. Abdi, te bisognerebbe darti il primo cartellino giallo, il secondo rosso per eccesso di velocità. Questo si può fare, no? Sì. Almeno magari giocavate 8 contro 7. No? Ha dato noia, vero? A correre troppo. Allora, K, hai salvato il gol. Lui è l'ultima ciliegina. Allora, hai salvato il gol, diciamo che poteva essere il gol della bandiera, meritato per l'altro. Sì, ci hanno provato varie volte, anche ti ho detto. Quello lì ho parato, ma anche svariate volte. Comunque, normalmente quando vinci con un punteggio largo, a regola uno si rilassa un po', invece te, insomma, no. Non sono abituato a stare. Questa è una bella caratteristica. Allora, senti, la tua squadra oggi ha giocato bene. Il risultato è bugiardo rispetto al gioco che avete sviluppato, però manca sempre un qualcosa. Sì. Sottoporto. Ci arrivano sottoporto. Forse arrivate sempre con un giocatore solo e poi. Sì, bisognerebbe pensarci un po'. Bene, bravi ragazzi e complimenti, bravi. Ciao.